È stato firmato questa mattina presso l'Istituto di Istruzione Superiore Antonio Sacco di Sant'Arsenio il protocollo d'intesa tra l'Istituto, diretto dalla professoressa Maria Rosaria Murano, e la Confartigianato, rappresentata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino. Un accordo che permetterà ai ragazzi che frequentano il quinto anno dell'Istituto Sacco di addentrarsi nel mondo del lavoro, imparando a conoscerne i meccanismi ed i tempi, il tutto ovviamente grazie alla disponibilità delle imprese che hanno aderito al progetto. Il protocollo chiaramente costituisce un servizio che noi offriamo ai nostri studenti per avvicinarli appunto al mercato del lavoro. Contemporaneamente anche attraverso il protocollo noi cerchiamo di creare quel legame tra offerta e domanda di lavoro, perché avviciniamo anche i nostri ragazzi alle aziende, alle realtà produttive presenti sul nostro territorio. Questo ulteriore servizio verrà offerto in primis, anzi esclusivamente ai ragazzi dell'ultimo anno del nostro istituto, proprio per consentire loro di entrare più facilmente a far parte appunto del mercato del lavoro. Il protocollo d'intesa che abbiamo firmato questa stamattina con l'ITC Antonio Sacco insieme alla Confartigianato deve aiutare quindi in particolar modo ai ragazzi del quinto nella fase del job placement, quindi post diploma, per inserirsi nel mondo del lavoro, in particolar modo con il programma di prossima uscita Garanzia Giovani. Nello stesso tempo vogliamo affiancare quindi la scuola, le aziende e i giovani anche nel programma di alternanza scuola-lavoro che già questo istituto sta portando avanti in maniera molto eccelsa. Quindi questo è un ringraziamento al corpo docente, alla preside dell'ITC Antonio Sacco che da subito hanno abbracciato questa idea del protocollo d'intesa, perché il loro obiettivo finale è quello di formare dei ragazzi che siano immediatamente spendibili nel mondo del lavoro, e noi come associazione di categoria presente sul territorio vogliamo agevolare questo passaggio dal mondo scolastico al mondo del lavoro attraverso sia programmi come Garanzia Giovani, ma in generale attraverso l'ausilio di tutte le politiche attive che vanno ad aiutare i giovani e le imprese nell'inserimento nel mondo lavorativo.